Buonasera, bentrovati in questa diretta, questo giovedì sera, una diretta sicuramente molto attesa, con la mia ospite che andrò subito ad invitare, Veronica Santoro, dottoressa Veronica Santoro, psicologa, magnata, così siamo pronti sia su. Allora, dovrebbe avere ricevuto l'invito, vediamo se abbiamo fortuna che tutto funziona per il meglio. Allora, oggi andremo a parlare di cibo, emotività, ma soprattutto anche il collegamento dei cibi dolci. Non è arrivato l'invito? Allora, vediamo un po' se. Sapete che ogni tanto c'è Instagram che fa i capricci, ti ho mandato l'invito Veronica. Allora, vediamo un po' perché lei mi vede da StreamYard. Comunque, il collegamento che c'è fra l'emotività e il cibo e soprattutto il cibo dolce. Allora, alza il volume, scusatemi perché sennò non ci vediamo assolutamente, non ci capiamo. Allora, non riesce a partecipare Veronica Santoro, è incredibile. Allora, vediamo un po' se riusciamo. Benissimo, ci siamo riusciti. Eccoci Eccoci qui. qua. Buonasera e benvenuta Veronica, ci siamo riusciti anche qui su Instagram. Come vi dicevo, Veronica è psicologa, però vorrei che magari Veronica ti presentassi tu ai nostri followers, così dici qual è la tua formazione, di che cosa ti occupi in particolare, che penso sia molto molto importante. Buonasera a tutti e ringrazio Cristina per questo invito a parlare appunto di questo tema che fa parte dei miei interessi e anche delle mie specializzazioni. Come Cristina vi ha appena detto, io sono una psicologa di professione e mi occupo anche di psicologia alimentare e soprattutto di tutto quello che riguarda il comportamento alimentare, e che è cosa ben diversa, come dire, da tutte quelle componenti che riguardano la scelta dei cibi o comunque le combinazioni degli alimenti che sono di referenza quindi nutrizionale o medica e mi occupo appunto di spiegare e di far comprendere alle persone come si crea il comportamento alimentare e che appunto spesso è collegato a quelle che sono le nostre emozioni, tant'è che il tema dell'alimentazione emozionale è come dire molto dibattuto, molto aperto e anche c'è tanto interesse proprio perché tutti quanti abbiamo la necessità quindi di alimentarci e tutti quanti proviamo emozioni. E purtroppo c'è da dire che rispetto alla regolazione Allora, emozionale. scusami Veronica se ti blocco, l'audio devi non bloccarlo, ma metterlo sul minimo in StreamYard perché non ti stanno sentendo. Allora, È proviamo sempre a questo vedere il perché. problema di una duplice diretta Diretta. con... Proviamo a vedere adesso se va Adesso c'è l'eco. su. Allora, di metterlo verso il minimo, non tenerlo, ma metterlo verso il minimo. Allora, Provate. l'audio è proprio al minimo, proviamo a vedere Ok. come va adesso. Vediamo Ok. cosa ci dicono, intanto parla, se no dobbiamo sbiciarli su. Ok. Ok. Quindi vediamo un po' come va, se mi sentite, se l'audio quindi posizionato al minimo va bene e quindi ci date un feedback così vediamo come possiamo procedere al meglio. Che dicono, Cristina? Non si sente niente, Su. dicono, stranissimo, molto strano. Allora, Instagram ci sentite bene, giusto? Ma non ci se... Ok, Instagram benissimo. Solite, dico, Ok. capita e non si capisce il perché. Proviamo a vedere adesso se però io sento l'eco. L'eco, infatti, adesso c'è l'eco, niente. Allora facciamo così che diciamo a niente, non ti sentono, andiamo su Instagram. A me dispiace tantissimo, ma è veramente un peccato. Quindi penso che su Facebook voi sentite me, giusto? Ma non la dottoressa, o su Facebook dicono che si sente. Allora dovete dirmi se si sente su Facebook o no, perché se no niente, nulla. Quindi su Facebook no. Boh, bene, facciamo così, concludiamo qui la trasmissione in StreamYard e andiamo avanti solamente su
Instagram, perfetto. Scusami Veronica, ma non si capisce come mai. Ok, scusate anche i followers, questo capita a volte, ma non ho mai capito il perché. Da Instagram non ci sono mai problemi, a volte in StreamYard ci sono problemi. Allora, ok, scusami Veronica, andiamo avanti quindi con la tua presentazione. Dicevo che c'è proprio un collegamento diretto tra l'alimentazione e le emozioni, perché alimentarci è un fabbisogno basilare di tutti quanti e quindi tutti quanti abbiamo bisogno di mangiare. Allo stesso tempo siamo degli esseri umani, siamo anche emozionali, quindi anche qui tutti quanti proviamo delle emozioni. E ci sono tantissimi studi che appunto riguardano la combinazione del comportamento alimentare in relazione alle emozioni, soprattutto alla disregolazione emotiva. E quindi siamo qui con Cristina, entrambe, come dire, molto interessate a condividere con voi e a darvi delle informazioni utili, anche pratiche, per capire come alimentarvi nel modo migliore, cercando anche di non reprimere le emozioni o di trasformarle in cibo, ma bensì di imparare prima di tutto anche a distinguere che sono due aspetti appunto separati, che però spesso si sovrappongono. Allora, noi abbiamo collezionato in questi giorni in cui vi abbiamo così annunciato la diretta, delle domande veramente interessantissime, no? Quindi è un argomento sicuramente che piace molto. E allora, io comincerei a farti, ho fatto un po' così una specie di bricolage di domande, Veronica, raccogliendo quelle, ce ne sono alcune che sono ricorrenti, quindi vuol dire che sono diciamo, delle situazionalità che ci stressano. E vedo che la maggior parte delle domande, e questa è la prima domanda che ti faccio io, arrivano da donne. Ma siamo più noi donne che soffriamo del collegamento emozionale? Emozione cibo. Questa è una domanda molto molto interessante e io credo che le donne ne parlino di più, ma Ah, che anche gli ok. uomini abbiano questa modalità, cioè che anche gli uomini utilizzino il cibo per regolare le emozioni. Certo. Il punto è che è un po' una caratteristica sociale e culturale quella delle donne di poter condividere le loro problematiche anche quando si tratta di alimentazione emozionale. Mentre gli uomini hanno la tendenza più a parlare di mi piace mangiare, non resisto, e questo può essere riscontrato anche nel sesso femminile, però tendenzialmente gli uomini, proprio per un po' cultura, hanno la tendenza a cercare di risolvere le problematiche per conto loro, per cui Guarda che spesso c'è Alessio che dice confermo da uomo. Grazie Alessio perché insomma viva la sincerità. Magari così che noi donne forse siamo più abituate a parlare delle nostre emozioni, no? E ci scriviamo su un romanzo, magari diciamo farci film mentali, insomma siamo esageriamo. sì, siamo specializzate, insomma diciamolo che certe volte. Diciamo, sopraffacciamo anche l'uomo, no? Perché forza di ecco, però non ci avevo pensato che fosse anche questo legato al fatto che noi facciamo meno fatica a parlare delle emozioni. Allora, senti che bella domanda che fa Maria Giovanna, dice: perché ci si butta sul cibo anche quando si è euforici e non solo in caso di tristezza? Ci sono degli studi a riguardo che hanno analizzato sia le emozioni positive che negative in associazione all'alimentazione emozionale e questo deriva appunto da un comportamento appreso. E spesso noi non sappiamo gestire le emozioni che però non necessariamente sono quelle negative. Va da sé che tutte le problematiche legate all'alimentazione, come disturbi del comportamento alimentare, sono più strettamente legate alle emozioni negative, ma come dice Maria Giovanna, ci possono essere stati di magari euforia, che è appunto un'emozione che è un po', diciamo, poco gestita e che tendenzialmente noi proviamo in situazioni in cui siamo un po' disorganizzati dal punto di vista emozionale. E quindi anche in quel caso può accadere che il comportamento alimentare vada in eccesso, come se per vivere quell'emozione, per regolare quell'emozione, fosse necessario appunto assumere del cibo.
Quindi questo può capitare quindi con stati di appunto euforia che sono però diversi per esempio dalla gioia, della felicità, che sono stati più organizzati dal punto di vista emozionale, a cui siamo anche più pronti a rispondere in una maniera più organizzata. Quindi la motivazione è questa, perché l'euforia è un po' un Bellissimo, mix di certo. emozioni che non sono ben gestite. Allora, ho visto qui adesso delle domande che sono state fra quelle appunto ricorrenti e che ti avrei fatto dopo, quindi le anticipo, perché c'è la Vale che dice: nonostante voglia seguire una dieta, a fine giornata o quando mi rilasso sul divano, per un attimo ho una gran voglia di cioccolata. Dopo, la voglia di cioccolata è irrefrenabile, ma questa è ecco una domanda ricorrente, perché la sera quando mi rilasso voglia irrefrenabile di cioccolato. Anche qui questo è un comportamento appreso. Relax, cibo, cioccolatino, dolce e apprendiamo questi comportamenti da, diciamo, tempi non sospetti. E quindi cosa facciamo? Il nostro cervello memorizza che uno stato di relax è associato, per esempio, alcune persone possono leggere un libro, accendere una Certo. candela, altre mangiare. Quindi queste sono associazioni di comportamenti che noi dovremmo iniziare a osservare prima di tutto e a anche un po' suddividere in vari step, perché è un po' come se questi comportamenti fossero è possibile appunto suddividerli in diversi micro comportamenti che sono poi conseguenza quindi di una certa poi abitudine che io apprendo durante, per Certo, esempio, in questo certo. caso come la sera. E quindi il punto è che il relax è stato associato al cioccolatino, cioè è stata fatta questa associazione. Quindi, allora, le domande che seguono dopo sono collegate a questa. C'è Patiaco che dice: come uscire da un loop di fame emotiva che dura da decenni? Come resettare questa dipendenza? Forse questa è già un po' allargata, no? La Derlen dice: come fermare gli impulsi compulsivi? C'è una metodica per bloccare l'istinto, cioè questo comportamento cognitivo, cioè proprio preceduta della domanda. E comunque la domanda che hanno fatto anche in molte è come, lo sto vedendo anche che molte hanno questo problema del dolce dopo mangiato, dopo cena. Cosa possiamo fare noi, no? Per, diciamo così, sostituire, come dice la Chiaretta, questi comportamenti appresi che diventano abitudini inconsce, no? Come possiamo interrompere, questo loop emotivo? Innanzitutto dobbiamo riconoscere questa cosa, quindi coloro che hanno fatto delle domande sono già in una condizione di osservazione della situazione, per cui si rendono conto che c'è un'associazione tra uno stato di relax, una certa abitudine, quindi una certa proprio regolarità ad utilizzare il cibo per bisogni che Però, esulano da quello scusami biologico. Veronica se ti interrompo, ma potrebbe essere di aiuto, e così introduco la challenge che tu approverai sicuramente, poi chiediamo dei consigli anche a te, che stiamo per far partire il Paolo e io, il personal trainer, no? Che tu sai del nostro gruppo. Facciamo partire una challenge con il 1º marzo, una flessione al giorno. No? Quindi una. Cioè, tu cominci con una, il giorno 2, 3, 4, sono 3 mesi, quindi per arrivare, fai conto a quante flessioni, indipendentemente quando le fai. Non è che quando arrivi al giorno 15 devi fare 15 flessioni, le puoi fare anche 5, 5, 5. Ecco, potrebbe essere un trucco quello: mi viene voglia di dolce, faccio una flessione, cioè che tu crei un altro automatismo nel tempo. Allora, se non riconosco qual è il bisogno e sostituisco con un'altra azione, in questo caso faccio una flessione, proviamo a pensare, non sempre posso mettermi, che ne so, per terra, mi viene un impulso di mangiare, non sempre posso, che ne so, utilizzare la flessione. Quindi in realtà quello che dovremmo fare di base è capire qual è il nostro bisogno, perché se il mio bisogno è quello magari di essere ascoltata o di trovare delle soluzioni diverse a quelle che sono le problematiche, fare la flessione, cosa sarà? Sarà un comportamento semplicemente che mi distoglie da quella situazione, ma Certo. comunque continuerò a non rispondere in maniera funzionale e adeguata al bisogno.
E sicuramente rispetto a mangiare il cioccolatino, fare la flessione ha tutta un'altra serie di conseguenze che non ha sicuramente il cioccolatino. Però il punto qual è? Il punto è che dovremmo capire se la flessione corrisponde al nostro bisogno. E certo, anche in quel caso, quindi rischiamo di far che cosa? Rischiamo di sfalsare un po' la risposta funzionale ai nostri bisogni, perché la è fame... È un po' come, in quanto ho visto che ci sono state delle domande, se noi oggi parliamo di DCA, disturbi del comportamento alimentare, ma non parliamo di questo questa sera, magari possiamo volentieri programmarvi una diretta e parleremo solamente dal punto di vista psicologico, casomai di DCA. Io non tratto DCA, quindi non ho le competenze, però tu così mi viene in mente, hai avuto pazienti che sono arrivate da fase di veganismo. Io ritengo che il veganismo sia una sorta di, adesso scateno il putiferio, sono cosciente di DCA, no? Perché sono abbastanza, diciamo così, la mentalità non è assolutamente sciallata, no? Che passano da una mania, poi io ho avuto pazienti che hanno fatto veganismo, poi erano fruttariane, hanno fatto tutte queste fasi e poi sono arrivate alla carnivore. Quindi tu sostituisci praticamente un tipo di settorialità con un'altra, quindi rischieremmo di fare la stessa cosa qui, cioè praticamente il cioccolatino lo trasformo da qualche altra, con qualcosa di diverso, ma questa non è la soluzione, giusto? Esattamente. Chiaro. Fare sport o mangiare un cioccolatino non possono certo arrecarci un danno alla salute o un beneficio nel caso dello sport, se non rispondono come nello sport, al bisogno di movimento. Certo. Il cioccolatino ci crea delle problematiche. Ovviamente nel momento in cui viene utilizzato, uno per scopi che non sono quelli alimentari, e tendenzialmente quando abbiamo fame, cioè una fame veramente che è biologica, cellulare, sicuramente il nostro corpo non ci chiederà il cioccolatino, chiaro, ma ti chiederà del cibo che ha sostanza, perché il nostro corpo ha un'intuizione nell'andare a ricercare dei cibi, quindi è chiaro che sono delle compensazioni e anche la flessione lo diventerebbe, per cui sarebbe meglio che le persone imparassero a far che cosa, a riconoscere i bisogni e a capire quali sono le risposte più funzionali ai bisogni, perché il vero problema dell'alimentazione emozionale è questo, perché le persone rispondono a un bisogno che non sanno nemmeno qual è, sempre con lo stesso, con la stessa risposta, che è il cibo. È ovvio che sappiamo che viene richiesto il dolce o il salato, ma sono sempre spesso carboidrati e quindi sono sempre zuccheri, proprio perché va ad agire su quel circuito di ricompensa che è veloce e che fa sentire un po' meno le emozioni negative che sono appunto il frutto di bisogni che non sono soddisfatti. Però qui il problema è che le persone non sono collegate con i loro bisogni perché non li sanno riconoscere, non veniamo educati a questo. E a proposito mi viene in mente un esempio di questa bambina che era alla scuola sci e a un certo punto lei si fa prendere dal panico, piange disperata, il padre arriva e per calmarla il padre tira fuori un cioccolatino, gli tira fuori un Kinder, quindi la bambina mangia il Kinder. E qui che apprendiamo, certo, a livello comportamentale che cosa? Che i nostri bisogni emozionali possono essere risolti con un cioccolato. E lì il bisogno della bambina non era quello di mangiare, eppure è stata data una risposta alimentare. Anche la stessa maestra ha dato le caramelle. In quel caso i bambini avevano un bisogno che era di riconoscimento, di fiducia, di rassicurazione, di incoraggiamento, che assolutamente non c'entrano nulla con qualsiasi cibo, che sia il cioccolatino piuttosto che la bistecca, piuttosto che altro. Quindi dobbiamo cercare di capire che i nostri comportamenti devono essere associati a, come dire, a dei bisogni che effettivamente sono quelli, che sono riconosciuti. Quindi il problema qui non è il cioccolatino o la caramella, ma è stato dato in funzione di un bisogno che era totalmente un altro.
Certo, quindi già questo è un problema, diciamo così, da bambini, no? Quando ci sono i genitori o i nonni, comunque i parenti, che dicono se fai il bravo o la brava ricevi la caramella, giusto? Gelato. Esatto. Ma come si può uscire da questo, come c'è questa bellissima domanda di Angela, da questo loop alimentare disfunzionale? La cosa basilare da fare è iniziare a capire qual è proprio la gamma di bisogni di cui è fatto l'essere umano, cioè iniziare a vederli tutti, sono veramente tanti. Quando illustro queste cose durante le sessioni, le persone dicono: ma a me queste cose non me le ha mai spiegate nessuno, no? E perché? Perché spesso nemmeno gli insegnanti o i genitori conoscono queste Certo, cose, per cui. vedi questo commento che dice, la Marica dice, mio figlio di 2 anni e mezzo sotto antibiotico, gli abbiamo dato sempre il cioccolato dopo la medicina e adesso vuole sempre il cioccolato, come fare, no? Infatti è questo che sicuramente noi, cioè io vedo degli errori qui micidiali nei confronti dei bambini, quando i genitori mi chiedono ma cosa devo fare, io adesso vuole sempre i crackers, no? I biscotti, io dico sempre, ho capito, ma chi è che glieli ha dati? Cioè non è che il bambino, giusto? Quindi vuol dire che già da piccoli noi inculchiamo questo e questo diventa un loop, un'abitudine, non ci pensi più. Poi ovviamente magari abbiamo delle altre difficoltà, magari ci sono persone attorno a noi, coetanei, amici, parenti che magari hanno la stessa problematica però Sì. accentuata. E cosa succede? Che noi vediamo attorno a noi i nostri modelli che sono uguali, pensiamo che quella cosa sia normale, diffusa, è così diffusa che la vediamo ovunque, che l'alimentazione emozionale è davvero, io credo che sia difficile trovare persone che non mangiano in maniera emozionale. Perché è così diffusa come modalità Certo. che anche, come dire, nello stare nella convivialità diventa una sorta di ritmo da utilizzare per stare insieme. E quindi cresciamo con questa convinzione. Poi, se abbiamo anche altre abitudini disfunzionali, queste si sommano e la frittata è fatta, insomma. Però parte tutto dalla risposta a un bisogno attraverso quindi il cibo. Se dovessi Certo. proprio ridurlo all'osso da un punto di vista proprio psicologico, comportamentale, lasciando fuori tutto quello che ha a che fare con la biochimica. Poi ovviamente la biochimica è un processo che segue quello che noi facciamo, però se proviamo a immaginare se quel papà avesse abbracciato la figlia, se le avesse parlato con un tono più disteso, calmo, se l'avesse rassicurata. Se per esempio l'avesse fatta magari respirare, Certo. cosa facciamo? Insegniamo delle strategie per gestire delle problematiche che non hanno appunto una richiesta alimentare. E il bambino non capisce questo, però il bambino ovviamente memorizza, il suo cervello, il suo corpo memorizzano la richiesta, quindi automaticamente quando c'è una risposta alimentare a un bisogno emozionale sarà il bambino, come tu stessa hai detto prima, a richiedere il cioccolatino, il crackers. Quindi bisogna interrompere questa modalità. È ovvio che all'inizio sarà, come dire, bisognerà essere un attimino un po' pazienti e un po' più fermi in quello che si fa, sapendo che è semplicemente un meccanismo comportamentale che, Certo. come è stato consolidato, si può cambiare. Il Allora c'è punto un, però è sì, riconoscerlo. una domanda che di Villa Aranci dice il miele al posto del cioccolato, per carità di Dio, che cadiamo dalla Allora, padella ma alla il punto è brace. proprio, non è Esatto. il, possiamo anche dare un cibo che è salutare. Qui Sì. stiamo facendo un discorso di non diamo delle risposte alimentari a bisogni emozionali, cioè a un bisogno di socializzazione, a un bisogno di rassicurazione, a un bisogno di stima o di Ma autorealizzazione. sai cosa ho visto io nei bambini, no? I genitori spesso dicono: ma come faccio? Io penso che i bambini siano molto più avanti di noi. Io ricordo che nostro figlio, noi, ho capito tutt'altra cosa, ma mi ricordo che Oliver, quando era piccolo ragazzino, noi non volevamo che lui bevesse le bibite solite, Fanta, Pepsi, Coca-Cola, eccetera, similari, non mai avute a casa nostra e men che meno volevamo fuori. Allora gli abbiamo spiegato che l'eccesso di queste bibite può depauperare, insomma, tira fuori il calcio dall'osso.
lui cosa ha capito da piccolo? Che non può più giocare a calcio, no? Quindi lui ha fatto questa associazione qui, cioè se io bevo sta roba non posso più giocare a calcio, che quindi giocavano fra bambini ovviamente, no? E questo è stato un deterrente micidiale, ma noi non abbiamo detto questo, è lui che ha fatto questa associazione. Io infatti penso che se noi trovassimo, come hai detto tu prima, la bambina che fa il corso di sci e piange perché se il papà l'avesse abbracciata, se ci costruissimo, facile da dire, ci costruissimo delle specie di skills, di tip, di situazionalità nostre per trovare una micro soluzione anche per i bambini, sono convinta che riusciremo a sostituire l'ovetto Kinder con qualcosa di simile, ma molto meno dannoso anche dal punto di vista di associazione psicologica. Potresti fare una specie di decalogo, Veronica, no? Tipo, non so, l'abbraccio, oppure lo distrai con qualcos'altro, chi lo sa. Ma ci Però sono proprio delle risposte specifiche per ogni bisogno, ovviamente anche legate alla fase dello sviluppo in cui l'individuo si trova. E queste in un certo senso sono un po' chiavi universali, un po' per tutti gli individui, poi cambiano un po' a seconda della cultura in cui ci certo. troviamo, però essenzialmente un bambino che si trova in quella situazione, in qualsiasi parte del mondo si trovi, avrà comunque sempre bisogno della rassicurazione. Assolutamente. Ma io penso che anche noi poi abbiamo bisogno di qualche rassicurazione, no? Quando ci rifugiamo nella voglia di dolce, a parte che poi dipende sempre il tipo di alimentazione che segui, perché se sei in una low carb piuttosto stretta, la voglia di dolce è molto molto minore rispetto a che se segui un'alimentazione magari onnivora e a parità di alimentazioni corrette, non stiamo parlando di questo, però sicuramente varia dal tipo di alimentazione che segui, la voglia o Sì, molti meno. studi associano una maggiore facilità ad andare incontro, quindi all'alimentazione emozionale o a costruzione di DCA, quando l'alimentazione di base è già piena di zuccheri e comunque di Certo. cibi raffinati. Quindi sicuramente è un fattore di protezione quello di avere un'alimentazione quanto più sana in questi termini, che abbia comunque una soglia di carboidrati, quindi di zuccheri, che siano anche quelli poi di qualità, che non siano quelli industriali e Allora, vedi quindi. che qui c'è la Carla che dice: sì, però se mangiamo un cubetto di cioccolato fondente non è che ci debba sentire in colpa, ma nessuno dice questo. Stiamo No. semplicemente parlando delle voglie irrefrenabili, di ad esempio la fame emotiva, perché arriviamo alla domanda proprio di Patty Aco: come uscire da un loop di fame emotiva che dura da decenni, il che è ben diverso dal cubetto di cioccolato, che fa benissimo per carità del Signore, anzi, non c'è nessun problema. È il problema che quando comanda il cubetto di cioccolato c'è da chiedersi perché, no? Ma Esatto. cosa si può fare cosa possiamo fare noi, come dice la Derlein, come fermare gli impulsi compulsivi? Cosa possiamo Qui fare noi nel quotidiano? bisogna proprio farsi un bel percorso per riconoscere i propri bisogni, cioè capire quali sono e quali sono le risposte. E piano piano far che cosa? Allenare queste strategie e usarle. Una volta che le persone hanno riconosciuto i loro bisogni e hanno delle soluzioni che sono adatte a rispondere a quei bisogni, automaticamente la voglia di mangiare la sera del cioccolatino piuttosto che altro assolutamente è come se perdesse totalmente potere. E questo lo si può fare perché la persona ha una chiarezza del suo vero bisogno e ha una Certo. strategia funzionale, ma finché la persona non sa quali sono i suoi bisogni, possono passare anche 10, 20, 30 anni, per cui. Ecco, mi allaccio a questo ai bisogni. Senti che bella che questa follower che dice, la Laura, forse abbiamo più bisogno di amore per staccarci dalla dipendenza. Non so, magari un abbraccio di 20 secondi che stimola la sintesi di ossitocina. Potrebbe aiutarci? Dipende se in quel momento il bisogno ha come soluzione funzionale Giusto. l'abbraccio, perché potrebbe non essere quello. L'abbraccio sicuramente è un
comunque una delle risposte ai bisogni, per esempio, affettivi, sociali, di intimità sessuale, per cui è sicuramente una risposta funzionale. Non ho mai visto nessuno peggiorare la sua salute se ricevendo un abbraccio, dando un abbraccio. Ma ci sono persone che magari in alcuni momenti non hanno bisogno di essere abbracciate, ma magari di essere ascoltate. È vero anche questo. Allora, è vero, no, certe volte si voglia di mandare a remengo qualcuno, ma però abbracciatevi, fa bene all'ossitocina veramente, che è un ormone fantastico, e basta un abbraccio, ma anche se avete poi il vostro gatto, cane di casa, il vostro partner, il vostro figlio, la mamma. Io abbraccio, mi sbaciucchio la mia mamma e me la abbraccio tantissimo, mi piace proprio, no? Allora, Elena chiede, metto questa che c'è un po' che fare, mia figlia è insulino resistente ed ora viene trattata con metformina, sarebbe interessante sapere quanti anni ha la figlia di Elena, cosa deve mangiare, perché ora secondo me alcuni cibi le danno fastidio alla pancia, ha avuto precedentemente un periodo di forte stress, no? Allora io mi allaccio a questo per allacciarmi al discorso che stiamo facendo, ovviamente, forte stress, cortisolo alto, d'accordo, questo è quello che ci frega, soprattutto quando siamo in menopausa, cortisolo, abbiamo insulino resistenza, no? Perché abbiamo un deficit degli altri ormoni, ricordatevi che tutti gli ormoni parlano fra di loro, continuano a parlare, però questa è una donna giovane, no? Quindi che cosa mangiare? Se io ho un'insulino resistenza vuol dire che io ho avuto un'alimentazione carica di carboidrati raffinati, di oli vegetali polinsaturi, quindi io andrei in una low carb, d'accordo? E cercando anche quello che ci dimentichiamo, io vi invito a pensarci, a riflettere se nella vostra vita voi lo rispettate, i vostri ritmi circadiani e l'esposizione alla luce naturale, pensateci, perché questo è molto importante anche per quanto concerne degli impulsi di dolce che noi possiamo avere, scagli la prima pietra, chi non ha un impulso di dolce, del formaggio, ho letto prima, ognuno poi ha i suoi impulsi, no? Quelli di dolce forse sono i più frequenti, però pensateci, perché è tutto un pochino collegato, e ad esempio nel caso della figlia di Elena è un po' più semplice l'intervento, perché tu vai a tagliare determinati cibi, no? E forse questo può essere il percorso di Elena per capire il perché, no? Tu come la vedi, Veronica? L'ho detta giusta dal punto di vista psicologico? Io farei, rispetto a quello che hai appena detto, aggiungerei qualcos'altro, nel senso che partirei da un punto di vista quindi più di quello che hai detto, che è più, come dire, è un'indicazione medica, nutrizionale. Aggiungerei anche, per esempio, qui sarebbe necessario capire se, visto e considerato comunque la giovane età, come effettivamente è la regolazione emozionale non solo della bambina, ma anche della relazione madre-figlia, poi in generale anche con il papà. Ma tendenzialmente diciamo che tutte le problematiche che si hanno legate un po' all'alimentazione partono un po' dall'interazione primaria, quindi nella regolazione bambino-mamma. Certo, certo. E quindi andrei un attimo a vedere se ci sono appunto delle migliorie da poter fare, tendenzialmente ci sono sempre, perché non siamo una società educata alla regolazione emozionale. E quindi sicuramente quello favorirebbe anche poi tutta un'altra serie di ormoni, poi i ritmi circadiani, anche la necessità, certo, di stare al sole e tutto il resto, che andrebbero di conseguenza. Quindi l'aspetto medico e quello psicologico combinati insieme hanno una grossa interazione che fa andare il risultato molto più velocemente, no? Si raggiunge tutto molto più velocemente, e quindi sicuramente cercare di dare meno, un po' togliere, no, dall'alimentazione poi quella soddisfazione che appunto deriva dai, certo, dai zuccheri e dai carboidrati, che invece può essere data da un punto di vista proprio psicologico con delle risposte appunto funzionali. E volevo, sì, ho letto una domanda prima, sì, più che una domanda, un'affermazione, diceva
il mio problema con il cibo è tutta colpa di mia madre, una roba del genere, perché è andata sulla domanda, quindi non la ritrovo. Allora, in realtà non è, il problema non è la mamma, ma l'interazione che si è creata, perché nessuno, come dire, può dire, è causa delle problematiche, certo, ma sono sempre le strategie che si creano, per cui andando a cambiare le strategie comunicative, e non necessariamente abbiamo bisogno, come dire, del permesso della mamma per fare questo, andiamo a modificare anche la nostra relazione col cibo, perché poi è anche una cartina tornasole di come noi gestiamo i nostri bisogni, e quindi nei nostri bisogni ci sono anche i bisogni di socializzazione, quindi una cartina tornasole anche per le nostre stesse relazioni. Quindi, perché vedevo un po' questa domanda, che era poi molto collegata anche, diciamo, a questa problematica di, certo, di cui parlavamo prima, quindi più strettamente medica. Qui è un'altra domanda abbastanza ricorrente, e comunque quando voglio cibo, quando sono stanca, annoiata, arrabbiata, triste, frustrata, delusa, quindi sempre questa connessione con la nostra, con lo stato. Negative. Emozioni negative, Sì. dicono che i nostri bisogni sono insoddisfatti, quindi sono delle grandi aiutanti le emozioni in generale. Quando sono positive vuol dire che noi abbiamo dato una risposta funzionale, quando sono negative significa che la strategia è inefficace, per cui dobbiamo semplicemente andare a cambiare strategia. Ma il vero problema è che le persone sentono solo le emozioni negative, non sanno nemmeno a quale bisogno insoddisfatto sono associate, e quindi vanno in compensazione, che può essere sia col Certo. cibo che anche poi attraverso che ne so, il vino, gli alcolici, Certo. però stiamo sempre compensando e quindi non stiamo mai rispondendo in maniera funzionale. Per cui vedevo alcune domande dove si chiedeva: sì, ma come facciamo a interrompere questo? Cioè, dovete imparare a riconoscere i vostri bisogni. Ed è una cosa davvero semplice da fare, perché i bisogni sono tanti, ma il sistema, intanto per conoscerli, veramente, come dire, in una sessione li capite tutti quali sono. Poi mano a mano li andate, come dire, a vedere uno per volta, e sapete rispondere in maniera funzionale. Questo automaticamente toglie la necessità di andare a utilizzare il cibo. Io penso, Veronica, che noi riusciamo a rispondere adesso, io dal punto di vista medico e tu dal punto di vista psicologico, a Anna che dice: buonasera, questa situazione sta capitando anche a me, che sono adulta, compenso i miei problemi con dolci. Ultimamente il dolce mi dà rassicurazione, e dai pensieri mi rendo conto che è sbagliato. Allora io vi do la spiegazione medica. La spiegazione medica, su che cosa fa il dolce. Il dolce ci crea una reazione dopaminergica, quella sensazione momentanea di assoluto benessere. Non so chi di voi ha mangiato in passato la Nutella, io ne ho fatti fuori quinta latte, non sto scherzando, la facevo a cucchiaio da minestra, e quindi hai quella sensazione proprio di benessere interiore che però è momentanea, e tu continui, ovviamente però il tuo cervello vuole quella sensazione, no, di benessere, e quindi ti spinge a mangiarne ancora. È quello che ci crea la voglia di dolce, che è il cane che si morde la coda. Pensate che hanno fatto studi bellissimi, eh? Hanno fatto studi con praticamente imaging del cervello, se tu ti prendi cioccolata, no? O se ti fai di cocaina. Le aree di Siamo lì. stimolazione sono quelle, no? O hanno pigliato i topini, no? E gli hanno messi zucchero o droghe varie. Questi vanno sullo zucchero perché è potente, è un afrodisiaco, no? Quindi è una droga. E quindi è ovvio che il tuo cervello non è cretino, no? Vuole questo genere, quindi questa è la dopamina, a differenza della serotonina, che è il benessere dato, se Stabile. vogliamo, dall'equilibrio stabile, appunto, no? Quello che, e quindi questa è la spiegazione medica, diciamo così, medico-fisiologica. E adesso sentiamo però l'approccio psicologico, perché per l'approccio medico tagli, vai in low carb e tagli questo, cioè all'inizio fai
e fatica, perché tu puoi avere delle reazioni addirittura di astinenza del corpo quando magari hai un sovraccarico. Stiamo parlando di persone che hanno del sovraccarico di zucchero, adesso non quello che si mangia la cioccolatina, sia per carità, ma quelli che hanno proprio il bisogno compulsivo di mangiare costantemente dolci e che hanno un'alimentazione improntata su carboidrati raffinati a ogni pasto, questi possono avere un notevole problema quando hanno. Tagliano, no? L'apporto di carboidrati, proprio di astinenza, anche di malessere, di crampi muscolari, di crampi allo stomaco e proprio anche di cali, insomma, hanno la sensazione di cali pressori. Malessere ci sta, eh? Ma superata questa fase qui, poi stanno bene. Però questa è la parte medica. Sentiamo la parte psicologica, Veronica. E qui la parte psicologica ha a che fare soprattutto con il soddisfacimento immediato di alcuni bisogni, che magari invece hanno bisogno di più tempo e magari l'obiettivo si può raggiungere a distanza di una settimana, un mese, un anno, 3 anni. E quindi le persone che sono abituate a ragionare in un sistema dicotomico tutto o nulla, nel momento in cui devono attendere, perché ovviamente ci possono essere dei tempi tecnici o fisiologici per raggiungere quell'obiettivo, accade che cerchino di provare quella sensazione di appagamento e di raggiungimento dell'obiettivo in quell'istante attraverso appunto l'utilizzo di cibo che va ad agire sul sistema dopaminergico, che abbiamo appena detto che è totalmente differente da quello serotoninergico perché quello dà un appagamento che ha una stabilità e soprattutto non ha dei picchi, ma è proprio stabile, ci dà una stabilità anche nell'umore, nelle risposte, nelle relazioni, in tutto quello che facciamo diventiamo anche più affidabili, regolari e costanti. E da un punto di vista proprio prettamente psicologico ha a che fare con la necessità della persona di avere proprio tutto e subito, di non saper gestire la frustrazione. No, c'è quell'esperimento famosissimo dei bambini a cui viene dato il marshmallow. E gli si dice: se aspetti mezz'ora te ne do un altro, cioè se non mangi questo che hai qui. E la stragrande maggioranza dei bambini non riesce a resistere, eppure dopo mezz'ora ne avrebbe due di marshmallow. E in realtà lì quello è un esperimento per verificare se i bambini sono abituati quindi ad attendere le cose e a saper tollerare la frustrazione, perché è ovvio che se io desidero, cioè sto cercando di raggiungere un obiettivo che però so che ci vorrà un anno, è normale che io in quel momento dovrò imparare a gestire la frustrazione. E la frustrazione si può gestire creando dei sottoobiettivi, quanto più, come dire, ravvicinati nel tempo, perché quelli ci fanno, sono degli indicatori che ci fanno vedere che noi stiamo comunque andando verso l'obiettivo finale e quindi ci creano appunto un effetto serotoninergico. E però se non siamo in grado di andare a dividere i nostri obiettivi in sottoobiettivi, anche quotidiani, noi cosa facciamo? Siamo abituati anche per cultura a far che cosa? A vedere soltanto il risultato finale. Proviamo a fare un esempio. Lo studente che deve preparare un esame. E finché non arriva il voto sul libretto è come se non ci fosse nulla, ma in realtà tra quando si siede per la prima volta a preparare l'esame e quando riceve la votazione, quindi il superamento dell'esame con relativo voto, in realtà non è vero che c'è il vuoto lì, ci sono tutta una serie di cose che lo studente fa quotidianamente. Il problema è che non le sa valorizzare, perché noi sin da piccoli veniamo cresciuti con l'idea che se facciamo il 50% di strada per raggiungere il nostro obiettivo, non ha senso, cioè non Certo. viene visto da nessuno. E quindi siamo costretti ad attendere ad avere il risultato per sentirci dire magari bravi, complimenti, congratulazioni. E quindi in quel momento la frustrazione è grande e dobbiamo imparare a gestirla attraverso la creazione dei sottoobiettivi, cioè quante pagine avevo da studiare oggi, ok, benissimo, sono stata bravissima, mi sono fatta le 5 mie paginette. Domani altre 5, dopodomani altre, e quindi quando io imparo a gestire la frustrazione con i sottoobiettivi, non ho bisogno del cioccolatino, non ho bisogno di compensazioni, Ma però devo sapere.
Ma come facciamo però a creare dei sottoobiettivi, ad esempio, per la voglia di cioccolatino di dolce del dopo cena? Allora, prima di tutto dobbiamo capire che quel cioccolatino ci sta dicendo che c'è qualcosa nella nostra vita che ha bisogno della nostra attenzione, ma non trova risposta, perché il cioccolatino è quello. Io ho visto una domanda che mi ha fatto molto sorridere, che l'avevo annotata qui, che proprio mi si chiedeva, invece che diceva, vorrei sapere cosa fare o magari mangiare quando la noia, la stanchezza, l'ansia e lo stress, altri fattori emotivi fanno che la mente abbia bisogno di riempire il malessere. Mi faceva sorridere l'idea della richiesta cosa posso mangiare. Sì. Allora, se io sono annoiata, non ho bisogno di mangiare. Se io sono annoiata, vuol dire che ho bisogno di stimoli nella mia vita, ho bisogno di cose che mi diano quindi una sensazione di interesse e probabilmente la Certo. vita come la sto conducendo non è delle migliori. Per cui non è che devo andare a scegliere la cosa meno dannosa per il mio corpo, come scriveva qualcuno nei commenti. Cioè devo capire che cos'è che mi serve. Quindi in merito al cioccolatino, la risposta che ti do, Cristina, è che le persone dovrebbero iniziare a conoscere la lista dei bisogni, perché sono identici a tutti noi. È ovvio che ognuno di noi può ha delle risposte che possono essere simili, ma per la stragrande maggioranza sono personalizzate. Ma senti cosa dice la Paola? Dice: io sono consapevolissima dei miei bisogni, ma ho comunque sempre voglia di dolci. Ok, Paola sa quali sono i suoi bisogni, ma non risponde in maniera funzionale. Per questo lei ha memorizzato la risposta del dolce. Conoscere i bisogni è il primo passo, ripeto, è la cosa più semplice, perché in una sessione io ai miei pazienti spiego benissimo qual è la lista dei bisogni, hanno anche un file, se lo portano a casa, vi spiego anche qual è, come dire, quali sono quelli più importanti, quelli poi secondari e terziari, e questo si comprende veramente in 50 minuti. Dopo, che cosa c'è? C'è come attualmente io rispondo a questi bisogni, Certo. perché ci sono persone che, come Paola, magari li conoscono, ci sono altre persone che dicono: io non sapevo nemmeno che di avere questo bisogno. Faccio un esempio: anche il bisogno di celebrare, il bisogno di autenticità, di autorealizzazione. Sono tutti bisogni insiti dentro ognuno di noi, ma ci sono persone che ce li hanno censurati e quindi avendoli censurati, questi ovviamente per educazione, per stile educativo, culturale e familiare, ovviamente li reprimono e quindi tutto quello che è represso si compensa. Si compensa ovviamente con qualcosa che deve creare un sintomo affinché possiamo andare poi a ritrovare quell'autenticità che è dentro di noi. Qui Paola conosce questi bisogni, ma non ha delle risposte funzionali, perché altrimenti non comparirebbe Certo. la necessità di mangiare cioccolato. Allora, la pinna invece dice, la strategia è respirare, fare maglia, uscire. E la strategia è? Scusami, Cristina, ripeti. Respirare, fare maglia, uscire, per lei. Ok, se funziona, sì. Però non può essere per tutti i bisogni. Anche qua la maglia può diventare un palliativo, anche qua una compensazione. Quindi Certo. non è, noi dobbiamo cercare di dare a ogni bisogno la risposta effettivamente che serve, perché può diventare anche compensativo fare la maglia. Ok, la maglia non ci arreca nessun danno alla glicemia, ok? Però non mi rende soddisfatta, realizzata. Sicuramente ci sono Certo. delle risposte compensative che sono meno Ma dannose. la pinna dice se sei sola. Che vuol dire che sei sola? Ci sono due, diciamo, dimensioni. La dimensione è sentirsi soli, Certo. o semplicemente non aver magari quegli affetti che si avevano attorno prima e aver deciso di non andare ad allargare le proprie cerchie sociali. E il bisogno sociale è un bisogno di comunicazione insito nell'essere Certo, umano, per sì. cui da questa domanda saprà intuire, poi non so se, come dire, è questo il caso della persona che ha scritto,
e magari i bisogni sociali che venivano soddisfatti da persone importanti che c'erano, e poi magari per qualsiasi motivo sono andate via, lutti, separazioni, quello che sia, è come se questa persona stesse proprio in una condizione di dipendenza da queste Certo. figure. Però quello che noi dobbiamo capire è che nella nostra vita ci sono tante persone che ci accompagnano e non sempre restano con noi per tutta la vita, possono stare per un periodo, ma quello che Certo. resta con noi per tutta la vita è il bisogno di socializzare, il bisogno di avere gli altri, di relazionarci e di condividere. E quello non può dipendere da una persona, perché se lo facciamo dipendere da una persona o da persone specifiche, se queste per qualsiasi motivo vengono meno, noi perdiamo la nostra salute, che è appunto fisica, psicologica e sociale. Qui c'è un sistema di dipendenza lì. La Emma dice: la mia mamma è la prima causa della mia fame nervosa. Dieci anni di psicoterapia. È quella a cui ho risposto poco fa, era proprio il commento che avevo letto, e lì più che essere la mamma è la relazione che è stata, che Sì, hanno sì, instaurato. È sì. ovvio che il bambino prende quello che il genitore riesce a trasmettergli, quindi è la relazione che ha creato questa Senti? problematica. Senti che bella che dice la Turstef, la Stefania. Le tue parole, Veronica, in una precedente trasmissione mi hanno illuminato sul mio comportamento di bere vino come sostituto. Ho immediatamente smesso dopo anni. E ti Bene, sono ringrazio, contenta. magnifico, Prego. veramente, proprio veramente brave. Allora, tutte le sere mangio 30-40 grammi di fondente 99%, anche quando non ho voglia, come se fosse un vizio. Interessante questo. Come smettere? Abitudine, anche qua, Abitudine. abitudine comportamentale. Spesso ci sono delle cose che facciamo così in automatico, come per esempio alzarci la mattina, preparare la moca del caffè o alzarci e Certo, lavarci i certo. denti. Sono degli automatismi. Sì. Quindi la prima cosa è iniziare a rendercene conto. Degli Cioè, anche per automatismi che esempio, facciamo, sì. sposta la cioccolata, cioè inizia a metterla in un altro punto, iniziamo a interrompere l'automatismo. Giusto. Perché se io sono abituata a trovare la cioccolata in quella parte, magari la credenza della cucina, nel momento in cui la sposto inizio già, magari posso Salzo mettermi da un letto, post-it certo, lì, ho sì. spostato la cioccolata, prima di prenderla chiediti, hai davvero bisogno della cioccolata? E inizio un po' a rendere un po' più Certo, certo. macchinoso Sì. quell'automatismo. No, no, infatti dobbiamo a un certo punto so, fregarci, no? Sì. Allora, la Decol chiede: scusate, la low carb è adatta a persone che hanno fatto un intervento bariatrico, ha fatto una SLIV, perso non so quanti chili, ma la fame nervosa è tornata più forte di prima dopo 2 anni dall'intervento. Allora, io vi parlerò di low carb lunedì, vi faccio una diretta dedicata a metabolismo, low carb, anche il digiuno. A me dispiace sempre quando pazienti vanno incontro a un intervento di chirurgia bariatrica così devastante, no? Perché ci possono essere problemi dopo e come vedi la Vania ha coscienza del proprio problema, no? Veronica, lei dice che la fame nervosa è tornata più forte di prima. Quindi abbiamo, come dici tu, dei motivi, dei bisogni, il nostro corpo, la nostra mente che sta tentando di dirci qualcosa e non è sufficiente un intervento di chirurgia bariatrica. Anzi, dagli studi emerge che la stragrande, adesso non ricordo la percentuale, è perché è uno studio che ho letto un po' di tempo fa, però che i 2 anni sono, diciamo, i 2 anni successivi a Sì. questa tipologia di interventi sono un po' i 2 anni un po' di spartiacque, no? Nel senso che chi inizia a cambiare proprio delle cose nella vita. Inizia anche a far che cosa? A soddisfare quei Certo. bisogni in una maniera diversa e quindi il cibo perde quel potere poi compensativo e quindi automaticamente è come se questa, diciamo, chirurgia avesse un po' dato un po' una spinta, uno Ma slancio. nella tua esperienza, Veronica, io ripeto, non ho esperienza nel follow-up di questi pazienti assolutamente, cioè io faccio l'internista, no? Poi vengono gestiti da noi in chirurgia e adesso non so se è prevista di norma un'equipe
che affronta questi pazienti anche dal punto di vista psicologico e se questo avviene sempre. Allora, per questa tipologia di interventi sono previste delle diagnosi per Certo. escludere un DCA. Sì. Okay, ma non prendiamoci in giro, cioè una persona che Punto. arriva a un'obesità di quel tipo, come minimo ha un binge eating. Certo. Quindi in realtà non dobbiamo, come dire, cercare di andare a verificare qualcosa che sappiamo che c'è, perché Esatto. genetica sull'obesità è veramente una presa in giro, perché comunque noi aumentiamo di peso quando diamo al nostro corpo più di quello che il nostro corpo necessita per Questa un periodo lungo e è costante. stata in un intervento che c'è stato negli Stati Uniti mese scorso, non so chi, una deficiente che ha detto che l'obesità è una conseguenza, è una malattia genetica, no? Cioè una delle affermazioni più idiote che possano essere fatte dove non aiuti assolutamente le persone, no? Anche se le deresponsabilizzi e le fai sentire anche impotenti, perché se Esatto, mi dici poverine, che è genetico non posso far sì, nulla. Allora, più che assolutamente. dire genetico, direi epigenetico, perché se voi Assolutamente. andate a guardare in una famiglia di persone che sono in sovrappeso, Certo, tendenzialmente certo. diventeranno tutte sovrappeso. Questo perché? Non per genetica, ma per comportamento, per Certo. abitudini alimentari. E questo cosa significa? Significa che se andiamo a cambiare le abitudini, andiamo a cambiare anche il corso della nostra Assolutamente. salute, per cui parliamo assolutamente di epigenetica. In questo caso l'obesità è semplicemente correlata a delle abitudini che sono appunto Certo. l'utilizzazione del cibo per rispondere a tutta un'altra serie di bisogni. Quindi Veronica, scusa. volevo solo concludere per dare un attimo la risposta a questa persona no, che ha fatto un intervento. Vai proprio a lavorare sull'identificazione dei tuoi bisogni, altrimenti questa tipologia di interventi sono veramente, veramente importanti da un punto di vista medico, non sono una passeggiata. Quindi fai in modo che quello che hai fatto non sia vano, per cui assolutamente ti suggerisco proprio, ma fortemente, quanto prima, se non stasera domani, di prenotarti quindi in un trattamento proprio psicologico incentrato su questo, perché il momento in cui tu impari a rispondere ai tuoi bisogni, che non sono assolutamente biologici, nella maniera opportuna, allora puoi dire che quell'intervento ti ha dato magari uno slancio. Assolutamente, certo. Altrimenti tu ti ritroverai, cioè nella stessa identica situazione, e dopo l'intervento, che è l'ultima spiaggia, le persone non trovano più niente. Perché Assolutamente, ovviamente è come certo. se vedessero questo intervento salvifico. E mi dispiace dirlo, e io credo che vengano fatti con molta leggerezza. Prima di fare questi interventi bisognerebbe dire alle persone di fare dei percorsi sulla gestione dell'alimentazione, e poi o provarli insieme, però a mio avviso la cosa migliore sarebbe quella di suggerire alle persone di andare comunque a seguire un percorso psicologico, e Io dopo sì, penso questo, che non venga fatto. Io ho delle pazienti assolutamente no. che hanno fatto interventi di sleeve, poi viene, diciamo così, che questi interventi di chirurgia bariatrica vedo che vengono sempre più proposti anche come soluzioni di malattie metaboliche, come anche il farmaco tipo Saxenda, no? Tutti questi iniettivi, no? Che sono nati come gestione del diabete di tipo 2, ma siccome hanno un effetto anoressizzante, nel momento in cui tu li smetti hai un rebound del peso. Dico, non è che devi prenderne di più, ma prendi il peso che tu hai perso, no? E questa secondo me è la via sbagliata, perché come dici tu, non andiamo a rispondere o a chiederci innanzitutto dove sta il problema, ma questa è la visione della medicina moderna, è questa, no? Cioè della serie io ti risolvo un corno, ti nascondo il problema, te lo copro, ti Esatto. risolvo momentaneamente, no? E questo è quello che a me dispiace, che viene fatto con i farmaci, ma questo viene fatto molto spesso anche con gli integratori. Pensa che oggi ho fatto una consulenza oggi con una paziente che, siccome mi ha raccontato, le hanno fatto un esame a Milano, è venuto fuori che lei ha uno stress ossidativo molto alto e lei pigliava quindi cioè omega 3, vitamina C, coenzima Q10, glutatione liposomiale, la vitamina C liposomiale e l'acido alfa lipoico. Che io se, cioè, ho capito.
È come se tu, per far fuori un gruppo di 3 terroristi, arrivi con la contraerei, i caccia e di tutto. Insomma, ecco, io gli ho chiesto a che pro. Ma perché dall'esame è venuto fuori che? Cioè, questo è l'approccio che la medicina sia fatta con i farmaci, sia fatta purtroppo con gli integratori, c'è il mercato anche lì che è finito. È sul sintomo, non è sulla causa, È no? Non solo è sul sintomo, funzionale. esatto, sul sintomo, in questo caso qui, peggio che peggio, era sul numero, però non sono preparati i pazienti e vengono lasciati a se stessi, no? Questo è un tipo di Però questo, medicina. Cristina, bisogna anche dire una cosa, che non solo, cioè, c'è anche questo aspetto, cioè che il paziente si affida, però io credo che la nuova medicina debba essere una medicina dove i pazienti cooperano con tutti i Certo. professionisti sanitari. E però c'è da dire anche che molte persone trovano anche più, tra virgolette, più semplice dire mi sono affidato a XY, mi ha Certo. rovinato o mi ha salvato. E questo assolutamente non è No, responsabilizzante, perché assolutamente. noi non dovremmo dipendere da nessuno psicologo, nessun medico, da nessun professionista, ma Giusto. cooperare per la nostra Certo. salute. Quindi c'è da dire che finché le persone non decideranno di prendersi carico della loro salute, di capire che il corpo è il nostro tempio, cioè il nostro miglior amico, perché da Ah, quando noi certo. nasciamo a quando moriamo è Sempre l'unica lui. entità che ci accompagna. Esatto. Quindi dovremmo imparare a co-costruire, però c'è da dire Assolutamente. che quando viene detto, guarda che quando farai questo intervento non ti risolverà questo problema, tu come ci sei arrivata ad avere 60-70 kg in più? E quindi lì le persone non vogliono ascoltare, vogliono credere alla soluzione, come dire, palliativa, dove loro non devono far Certo. nulla. E No, c'è ma da dire questo che... purtroppo è così. Quindi c'è da un lato e dall'altro, no? Quindi è ovvio che la salute di Assolutamente. ognuno è una scelta e ognuno decide come volerla gestire. Sì, Per carità, però io... i pazienti sono abbandonati a se stessi, eh? Cioè non è che ci sia, cioè nel senso che è più facile, io ti faccio una sleeve perché è più facile fare una sleeve che impiantare una struttura che ti aiuti. Allora, però c'è da dire che anche paziente a cui viene spiegato perché sono arrivati ad avere un'obesità di un certo tipo e come la possono risolvere, quindi ci vorrà, come dire, più tempo, ma sarà un risultato che possono mantenere nel tempo e soprattutto un risultato che va a togliere, quindi a estirpare le radici del problema. Appunto, come ho parlato prima di frustrazione, le persone in quel caso preferiscono credere che, come dire, un intervento sia, come dire, Risolutivo, questa bacchetta magica, certo, questa magia, esatto. dove in realtà si rendono conto che i primi chili che perdono sono solo del fatto che uno non possono mangiare, due perché hanno paura di strozzarsi e di morire. Quando questa tipologia di paura è scomparsa, riprende tutto il Certo, meccanismo. che c'era prima. Ascolta, Esatto. e potrebbe essere un'idea come propone questa followers attorno all'interruzione, alle strategie di interruzione degli attacchi insomma, di fame, no? Compulsiva? Può essere utile tenere un diario per segnare cosa e quando si scatena il momento di follia alimentare? Allora, sì, questo è utile, però non risolve il problema, nel senso che Ok. è un, appunto, uno step della soluzione, è una delle tante Sì. strategie che possiamo utilizzare, non c'è solo questa, però tenere soltanto un diario e sapere che ho mangiato perché ho litigato con tizio, perché il mio fidanzato mi ha lasciato, perché il capo non mi ha detto brava, perché mio figlio ha un problema e non riesco a parlare con lui, ok? Mi segno tutte queste cose, ho questa consapevolezza, questo è un passaggio. Poi dobbiamo fare che cosa? Avere proprio delle strategie che non sono tanto, come dire, psicologiche, ma sono più cognitive, cioè pratiche, per far sì che quella cosa venga, quel meccanismo venga interrotto. La Chiarissimo. consapevolezza è il primo assolutamente passo, però un diario è un qualcosa dove io inizio ad attivare un processo di osservazione di quello che mi accade, quindi come se mi distaccassi da quello che mi sta succedendo e inizio a guardarlo come se fossi proprio una persona esterna, dove non sono il protagonista, ma sono invece qualcuno che sta guardando quel film. E Certo. questo è un passo, ma ci sono altre cose da fare. Quindi sicuramente è una strategia che funziona, ma si può raggiungere il risultato solo a patto che questa venga associata ad altri pezzettini.
perché da solo il diario non, come dire, non ti fa uscire dalla problematica. Può essere parte. È solo una foto che devi... Senti, questa l'Alessandra che chiede: lo stesso vale per le manie legate all'igienizzazione di cose e casa? Qui entriamo in un altro sistema che è un DOC, okay? È un disturbo ossessivo compulsivo. Per cui la cosa che possono avere in comune queste due cose, visto e considerata che è stata fatta questa domanda, che però, come dire, esula dall'argomento, certo, è appunto la repressione del bisogno. Hanno in comune questo aspetto, e poi chiaro, ce ne sono altri. Chiaro. Però in comune è che io rispondo a un bisogno in maniera, sì, disfunzionale. Chiarissimo. E ovviamente mi ossessiono con qualcosa perché così non devo andare a guardare quell'altro, quindi manca, qui non so rispondere in maniera funzionale. Allora, la Benna chiede: ma bere due bicchieri di vino ad ogni pasto è una cronicità pericolosa per la salute e per chi ha ferritina alta, trigliceridi alti ed è celiaco? Ma insomma, Benna, innanzitutto l'effetto dell'alcol trovo idiota, se vogliono farlo, quello di mettere sull'etichetta l'alcol nuoce gravemente alla salute, perché non hanno tenuto una mazza neanche mettendolo sui pacchetti di sigarette, non è questa la strada. Allora, il vino può essere conviviale, può essere un piacere, se io bevo due bicchieri di vino per pasto, sono quattro al giorno, comunque sono un tot di unità alcoliche in settimana, come donna posso dirti che aumenti in maniera vertiginosa il rischio di contrarre un carcinoma mammario, che è notevolmente maggiore che a fare una TOS, giusto per parlare di numeri. Poi, se già hai una ferritina alta e trigliceridi alti, vuol dire che hai già il fegato che è incazzato e hai dei disturbi del metabolismo, quindi guarderei bene anche le transaminasi. D'accordo? Quindi qui abbiamo un duplice problema: se è un problema di dipendenza, che poi ti crea dipendenza, perché l'alcol è comunque una droga, possiamo vederla come vogliamo, come può essere il cioccolato, per carità del Signore, però che qui puoi scherzare un po' col fuoco. Comunque vale sempre il principio di prima: bevi perché, potresti bere anche l'acqua se hai sete. Cosa dici, Veronica, tu? Possiamo appunto ritornare a... L'acqua non dà ovviamente la stessa, lo stesso effetto biochimico che dà l'alcol. E quindi appunto bisogna che la persona si chieda perché io bevo il vino. Proviamo a domani sera a mettere nello stesso bicchiere, magari nel calice del vino, dell'acqua magari frizzante, e vediamo se ho lo stesso senso di appagamento della cena o se sento che mi manca qualcosa. Quindi se sento che mi manca qualcosa, e il vino non è necessariamente, non è un vino, non è un alimento che è, certo, una bevanda che ci serve per sopravvivere, quindi vuol dire che stiamo compensando, è semplice capire questo. E le cose che non sono necessarie per la nostra salute sono delle compensazioni. Assolutamente, infatti io direi che siamo addirittura di arrivo, siamo già oltre la tabella. La Leslie dice: quello che spesso noto nelle persone, ciao cara Leslie, è che anche quando si rendono conto dei loro bisogni, molte volte non lo vogliono ammettere e piuttosto che farsi aiutare nell'aspetto psicologico cercano altre soluzioni. Probabilmente è così. Sì, assolutamente. Assolutamente, quindi, vero, come sì, se noi prendessimo un po' la circonvallazione, giriamo attorno, sì, al problema, e certo, tutte le problematiche andrebbero sempre inquadrate da un punto di vista psicologico, perché ovviamente noi abbiamo una salute che ha questa tridimensionalità, e quindi fisica, psicologica e sociale. certo. Per cui andare a guardare le cose da questi tre punti di vista ci dà ovviamente una visione d'insieme completa, e possiamo appunto andare a rispondere in maniera adeguata a quello che poi il sintomo che si sta, o i sintomi che si stanno presentando. La cosa giusta che dice, che hai detto tu prima e che dice adesso la Leslie, no? Dice: ecco, il tutto subito frega, cioè, e io mi rifaccio qui, aspetta un momentino che
Allora, c'era una followers che diceva, una dottoressa, ma io ho questa di... No, aspetta, non questa, ma era una signora. Beh, ho eliminato i dolci perché mi causavano vampate, è stata durissima disintossicarsi, ma ce l'ha fatta. Anche questo, se avete vampate e mangiate i dolci o vi bevete il bicchiere di vino, cioè praticamente è come se metteste l'alcol sul fuoco. Ma c'era... Sarebbe interessante sapere come ha sostituito questa compensazione con i dolci con cosa, cioè Ma se si è se accorta. vanno in low carb smettono. Io ho tante pazienti che sono, ma guarda, veramente Ma bravissime. appunto è questo, cioè cosa Proprio, fanno, cosa gli viene in mente di fare guarda, nel momento in cui il senti, cervello non è più questo assuefatto? volevo dire. Ho deciso di liberarmi da questa schiavitù attraverso regime keto e digiuno a giorni alterni. Devo essere io a decidere, non i dolci, cioè qui c'è una disciplina micidiale dietro, perché fare un digiuno a giorni alterni, non so che digiuno faccia, ma io ho pazienti che riescono a fare anche il digiuno alternato 24 ore, cioè oggi mangio, domani non mangio. Io magari provo a proporre sempre delle cose più soft, specialmente all'inizio, però nel momento in cui vai in chetogenica, automaticamente ti si riduce da solo la voglia di dolce. Non... Ok, questo dal punto di Sì. vista ovviamente biochimico accade questo, no? Esatto, Cioè la chetosi, ok, però la sì. cosa interessante a cui volevo proprio portare a riflettere Sì. è nel momento in cui si attiva quindi un processo di chetosi, quindi le Sì. persone iniziano un attimo a riprendere anche un po' la loro lucidità, un Certo, po' la loro esatto. gestione, si sentono anche più forti, si sentono in grado di prendere delle decisioni e di portarle avanti, hanno più costanza. Chiedevo proprio se hanno fatto caso, se hanno cambiato delle abitudini, se sono riusciti a fare delle cose che magari era da tempo che volevano fare, oppure se si sono solo focalizzate solo sul cambiamento alimentare, Bello, bello, perché sarebbe si bello iniziano a che ce lo dicessero, associare. sì. Bello, bella domanda. Magari ce lo dicono nei commenti Sì, adesso. Bella vediamo questa se. domanda, vero? E qui dice la Franni, quanto dura di solito la fase di astinenza? Una settimana, 10 giorni, raramente di più. Allora, La quindi keto come... però è totalmente, come dire, sconsigliata in casi di DCA, perché assolutamente produce quella modalità poi Di di passaggio di controllo controllo da da una una cosa parte all'altra. Esatto. d'accordissimo con te. Allora io vedo domande che mi fanno sulla low carb, sul diabete. Ve lo dico tutto lunedì. Lunedì vi aspetto alla diretta, ve la faccio apposta. Quindi è per questo, buonasera Fidelina, è per questo che oggi vogliamo parlare, rimanere solamente qui. Allora, vediamo se la domanda che abbiamo fatto adesso, se ci dicono bici e correre, era la soluzione. Quando hai la soluzione ma non hai il coraggio, ovviamente, sicuramente, io esco, vado a farmi i chilometri, non sempre è possibile nella vita dare la risposta ad ogni nostro bisogno. La mia strategia è inforcare la bici e fare tanti chilometri. Non sempre conosciamo la risposta ai nostri bisogni, quindi Esatto, se non la vero? conosciamo Eh sì, diventa non possibile. assolutamente, assolutamente. Potreste fare un esempio di bisogno e come può essere soddisfatto? Vogliono l'esempio di bisogno. Ok, allora tenete presente che ci sono, come dire, diverse tipologie di bisogno e possono essere bisogni legati alla fisiologia pura. E che quindi sono legati proprio alla nostra sopravvivenza. Provate a Certo. pensare quando le persone magari vanno a sforzare anche i ritmi circadiani, non sanno se hanno fame o se hanno sonno. E È vero, sì. anche lì, se noi, come diceva Cristina prima, impariamo anche a avere delle regolarità nel sonno, anche là è più facile capire quando è un bisogno della Certo, fame e quando è un bisogno del sonno. assolutamente. E provate a pensare anche il bisogno, ne riporto uno che è molto collegato all'alimentazione emozionale, quello legato alla soddisfazione quindi sessuale, intesa come sessualità o intimità sessuale, che sono quindi due componenti, diciamo, un po' diverse, no? La sessualità legata semplicemente a una soddisfazione più corporea, fisica, fisiologica, l'intimità sessuale è più collegata a un aspetto quindi di affetto. Che Certo, si può certo. quindi interagire assieme alla sessualità. Quindi, per esempio, provate a pensare uno di questi bisogni, come per esempio la sessualità, quando non è soddisfatto, viene spesso compensato
dai cibi. Mi viene in mente la pubblicità della Müller che dice: fate l'amore con Sì. il sapore, no? Cioè, cosa Esatto, fa? cioè, Ci geniale, dice, una trovata geniale di ci marketing. collega, ci dice in maniera subliminale, ci dice: se non puoi fare sesso o sei litigato col partner o non ce l'hai o quello che è, c'è lo yogurt che ti dà Certo. questa risposta ed è lì nel frigorifero, è facile, è reperibile, dell'acqua. Cioè, state molto attenti perché la stragrande maggioranza, come dire, del marketing è proprio basato su questo, no? Su cercare di dare delle risposte alimentari, a bisogni che sono diversi. Provate a pensare, ad esempio, il bisogno, ad esempio, del supporto, della giustizia, dell'autorealizzazione. Per esempio, della fiducia, del rispetto, della stima, della celebrazione, quindi dei festeggiamenti. Abbiamo una brioche che si chiama fiesta, abbiamo gli Oreo, cioè, come dire, loro hanno dei nomi che corrispondono a dei bisogni, per cui se io in quel momento non posso andare a una festa, non mi hanno invitato, è saltata la festa, quello che è. Voi non vi accorgete, ma tutte queste parole hanno, come dire, un potere subliminale sulla nostra mente, per cui diventare consapevoli di quali sono i bisogni e ci permette anche di capire se noi effettivamente siamo in grado di intanto riconoscerli, perché chi fa marketing conosce i nostri bisogni meglio di noi, e di risponderli. Provate a pensare anche al bisogno di contatto, di sicurezza, di verità, di considerazione, di apprezzamento che abbiamo visto anche con quella bambina, no, della scuola sci. Questi sono solo alcuni. E ci sono, per esempio, un esercizio che faccio fare quando insegno queste cose, ha proprio a che fare con l'andare a vedere nel momento presente come rispondo a quei bisogni e in quali situazioni si presentano. Quindi facciamo proprio degli esempi legati a quella che è la vita Certo, personale certo. della persona e poi andare a vedere un po' quali sono invece le risposte funzionali. Quando voi avete chiari proprio l'elenco di tutti questi bisogni, cosa fate attualmente? Perché lo fate, tutti quanti rispondete a questi bisogni, però non in maniera funzionale, ma non sapete nemmeno, non avete consapevolezza di questo. E poi si vanno ad aggiungere le risposte funzionali e tutto diventa semplice, perché le persone è come se avessero proprio sia la cornice che il quadro della loro vita. Finché tutti questi pezzi non vi sono chiari, si andrà un po', come dire, un po' a zonzo, un po' a caso, no? Quindi andremo a comprare lo yogurt e la Müller se manca la sessualità, no? Faremo un po' questo. Ecco, Perché quello no, eh. Quello proprio no. è Pieno, pieno di lavorano zucchero. aromi, lavorano solo con gli aromi loro, zucchero e aromi, cioè è finto, cioè l'idea è pessimo, proprio veramente pessimo. Io lo dico sempre, dal punto di vista marketing, geniali, eh. Cioè loro e la Danone, geniali. Pensa al Danacol, il messaggio subliminale che arriva, magnifico. Allora. Beh, ci sarebbero, no, no, lo yogurt magro neanche, per piacere lo yogurt lo mangiate intero, mi raccomando. Allora, abbiamo toccato tantissimo, ci sono delle domande veramente bellissime e che non ce la facciamo rispondere, che saremo qui fino a mezzanotte e sarebbe interessantissimo. Comunque, giustamente, siccome io concluderei, se tu sei d'accordo, Veronica, la nostra trasmissione di oggi con c'era prima la Emma che diceva, io se sposto la cioccolata, la metto in un altro posto, divento pazza e faccio di tutto per procurarmela. Io volevo solamente leggere la risposta di Chiaretta che dice, ma hai mai provato a non comprarla? A me capita che se non ce l'ho in casa, anche se ho voglia, mi distraggo, per forza me lo faccio passare. Se invece so che c'è a disposizione è più difficile. Ed è vero, io ero dipendente da cioccolata, io ero dipendente da Nutella. Cioè, cosa fare? Quando tu, io sapevo che c'era, andavo lì. Questo è stato fino al 2006. E poi con la prima chemioterapia sono guarita dalla Nutella, più è cascata dalla Nutella, anche nonostante la ricerca di quel sapore lì per i decenni Hai avuto una dopo. motivazione molto forte che ha toccato No, il no, no, cervello no, di te. no, 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 ma io non era cosciente la motivazione, No, non è. dico, però il cambiamento che tu hai avuto è stato dettato da una scelta di salute. No, no. Da che cosa?
Ma mi faceva schifo, cioè nel senso che io ho fatto la prima chemioterapia, no, io non posso dire che sono stata perché ho fatto una scelta cosciente, assolutamente, io con la prima chemioterapia non ho neanche, io non posso neanche sentire l'odore della Nutella che mi viene ancora da vomitare, io non l'ho più potuta vedere, cioè, ma non c'è un motivo, io... Ma in realtà c'è, diciamo che è un proprio un'associazione di, come dire, di fattori che sono legati proprio a un aspetto situazionale. E quindi noi possiamo collegare mangiare un cibo, che ne Certo. so, per esempio, un certo profumo perché ci ricorda la nonna, no? E quindi un evento che per noi è bello. Quindi in Certo. quel caso, se tu stavi facendo la chemio, immagino che sarà stato uno dei, come dire, degli eventi più sfidanti della tua vita e non sarà stato, come dire, bello No. dover Ecco. assumere appunto tutti quei Esatto. farmaci e quella situazione, quindi la Nutella è stata inserita nella categoria di cose, di eventi spiacevoli. E quindi in questo Evidentemente. caso, Evidentemente. Però però. anche questo io concordo con la Chiaretta che dice se una cosa non ce l'hai in casa, perché se non ce l'avevo, c'è poco da fare, mi mettevo il cuore in pace, amen, capito? Ma se c'era, è ovvio che tu, io capisco sia l'una che l'altra, sia la Emagram, meno che va, perché le ho provate queste cose, quindi io capisco anche chi fuma sulla serie, che per smettere di fumare, devi smettere di fumare, cioè da oggi a domani, non della serie, adesso ne fumo due di meno di... Vero Paolo? Ne fumo due di meno oggi se ne fumo 20, no? Io ho pazienti che da 60 sono passati a zero, eh. Cioè io devo dire chapeau proprio perché... Vabbè, diciamo che c'è chi riesce ad andare, come dire, prende una decisione che è più interiore, poi a un certo punto l'agisce in maniera Certo, diretta, poi c'è chi certo. invece magari va in maniera, come dire, più graduale per sé. L'importante è, come dire, risolverlo. C'è da dire che, per esempio, chi smette di fumare spesso inizia a mangiare, no? Sì, Compensa quello che infatti faceva col fumo. c'era un commento proprio di questo. Comunque, veramente grazie di questa diretta, Veronica, e soprattutto grazie a tutti voi con le vostre domande, perché veramente rendete arricchenti queste serate insieme. Con la Veronica faremo sicuramente ancora delle dirette, magari possiamo pensare, Veronica, se tu sei disponibile a farne una sui DCA, a Sì, programmarne una su volentieri. questo, magnifico, perché sia gli binge eating, no? Poi i DCA, disturbi del comportamento alimentare, che sono aumentati in maniera drastica e tragica, oserei dire, nel lockdown, Pandemia, sì. soprattutto, sì, soprattutto anche nei più giovani, no? Negli adolescenti, nella mancanza di socializzazione, come diceva prima Veronica, quanto è importante. Poi con Veronica, ma insieme anche a Claudia Perbellini e a Paolo Ceccato, vi stiamo preparando una challenge che spacca in aprile, una challenge low carb e tutto quello che va intorno per farvi, insomma... stare al top e io intanto ve ne parlo lunedì, vi parlo di low carb metabolismo, quindi vi aspetto con tutte le domande che ho visto oggi che avete fatto, ma non era la sede oggi per rispondere. Io ringrazio tantissimo Veronica Santoro, vi ricordo psicologa che opera in Puglia, però anche online, giusto Veronica? Perfetto, Esatto, sì. e grazie a tutti e quindi vi auguro una buona notte, alla prossima diretta. Buonanotte Grazie anche a te, Cristina, e a tutti quanti per aver partecipato. a tutti. Buonanotte.